Ciao, sono Yolanda. Nasco e cresco a Modena. Dopo aver completato il diploma all'Istituto d'Arte, inizio a lavorare in diversi studi grafici. Le mie passioni sono la fotografia, la grafica pubblicitaria e la scrittura. Nel 2017, grazie a una piccola casa editrice, Edigio di Pavia, conosciuta sul web, pubblico il mio primo libro illustrato. Voglio diventare grande. La protagonista è Sole, una bimba molto curiosa e che ha tanta voglia di crescere attraverso nuove esperienze. Questo personaggio è ispirato a mia figlia Vanessa. Successivamente nasce un secondo racconto, dal titolo Non voglio andare in ospedale. E per ultimo, ma non per importanza, ho scritto e illustrato il libro di cui oggi vi voglio parlare, che si intitola Voglio andare in gita. Una cosa che accomuna tutti i bambini è che la prima gita non si scorda mai. In questa storia, la nostra protagonista Sole andrà in gita con la scuola all'asineria e alla scoperta di zucche asinelli. Incontrerà amici speciali, scoprirà il piacere e lo stupore dei profumi e dei colori dell'autunno, imparando il rispetto per tutto quello che la circonda. Fa parte della collana dei racconti delle avventure di Sole. Vorrei ringraziare Tomo Ledigiò che mi ha permesso di pubblicare questi racconti e la scuola Santa Dorotea di Casalgrande Alto, in provincia di Reggio Emilia, che grazie ai valori trasmessi è stata per me una grande fonte di ispirazione nella nascita di questo nuovo racconto. Ciao bambini! Ora Vanessa vi leggerà alcune pagine di questo libro per comprenderne meglio il significato. Spero vi divertiate. Giunge l'autunno, anche quest'anno, portando con sé grigiore e affanno. Ecco a voi sole, sempre di fretta, zaino in spalla, la scuola l'aspetta. Voglia di fare nuove scoperte, grandi emozioni, sole avverte. Un nuovo anno ora l'attende, con entusiasmo si riparte. Viva le scuole, sono riaperte e c'è la suora che apre le porte. Davanti alla scuola c'è anche Camilla che aspetta di entrare tranquilla. La direttrice inizia a parlare, tutti ora stanno ad ascoltare. Auguro a ognuno la via del cuore da seguire con amore. Che sia per tutti un grande inizio e che vi porti un buon giudizio. Passano i giorni, le settimane, tra i tanti suoni di campane. Oggi per tutti la scuola inizia con l'arrivo di una lieta notizia. Una gita si farà e ogni bambino parteciperà. Gita d'autunno la chiameranno, sarà la prima di inizio anno. Andranno tutti all'asineria, viva la bella compagnia! Con i bastoni affronteranno nuovi sentieri che ricorderanno. Ma camminando allegramente, passa le ore e la fame si sente. Sole affamata spalanca la bocca e pian piano addenta una zucca. Oh, che sapore! Non è un buon gusto, solo rapprova un leggero disgusto. Cercando zucche allegramente, si ascolteranno storie e leggende. Di una strega di nome Gabrina dicono che sia buona, dolce e carina. Poi gli asinelli, con lento passo, saranno le guide di questo viaggio. Ma all'improvviso il tempo cambia, giunge la pioggia che tutto bagna. Corrono sul pullman scappando di fretta, ma che peccato, oh che disdetta! Di ritorno verso casa, Sole ripensa alla bella giornata. Ecco che piano le si chiudono gli occhi e ora sogna di streghe e di trucchi. Scorge una mano che dalla terra con grande forza afferra una zucca. Ma tutto ad un tratto una voce la sveglia, Sole si guarda intorno e sbadiglia. Il pulmino è già arrivato, qualche bambino scende arrabbiato. Lei è felice di questa avventura e del tempo trascorso nella natura.
Tempo è passato da quella gita, solo al pensiero prova gioia infinita. Bambini, vi è piaciuta questa storia? E non è finita qui. Ora potete divertirvi colorando e giocando con Sole. A presto!